Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Ed eccoci qui, il vostro Sius finalmente è tornato con il sorriso e i primissimi piani, Sius. E voglio Yochan 2. Eccoci qui, incredibile, con Sius sempre in modalità orni incredibile, vero Sius? Mamma mia, so questa come fa a non essere orni, mamma mia, me la sogno, Yochan me la sogno, mamma mia. Così qui, incredibile, pazzeschi, con Sius, che è un po' birbante, bisogna sculacciare Sius, mannaggia la miseria. E salutiamo il camera, incredibile, e benvenuti, incredibile, in questo pazzesco video, incredibile, assurdo, allucinante, e tutte le nostre parole incredibili, che ormai usiamo nel nostro quotidiano, che tecnicamente non dovevamo fare, ma come sapete, quando noi abbiamo un'idea, con le nostre grandi teste, o la facciamo, o ce la scordiamo, vero Sius? E onesto. Con un po' di sovrapprezzo, ecco, ci siamo capiti. Vabbè, sono ancora confuso, mannaggia miseria. Adesso facciamo un attimo di recap incredibile, una nostra introduzione incredibile, questo è il nostro logo incredibile, un giorno vedrete, abbiamo un sacco di progetti in mente, se li riusciamo a fare con il nostro maledetto, vabbè, cameraman che continua a essere occupato in questo periodo, succhia, vero Sus? Succhia. Bravo Sus. Noi stiamo registrando questo video incredibile prima dell'uscita del terzo e del quarto episodio, che parleranno appunto di Giannicolo e Pollo Fritto incredibile e della via di mezzo con Giorgione. Ok, ci siamo capiti, Cameron. E quindi giustamente, dato che però ci vuole tempo a fare chiaro, ragazzi, gli episodi di God vs. On The Road, soprattutto il nostro programma di editing già ci aveva cancellato il secondo episodio, infatti il secondo episodio doveva uscire prima e ce l'hanno cancellato e l'abbiamo dovuto rifare, vero Sus? Le nottate a editare, nel senso, noi a guardare il cameraman che edita e a insultarlo quando smaia. È inutile che ti incazzi, il cameraman. È così, è succhio. Sì, Sus ha ragione. E quindi abbiamo avuto una sussidia. Mentre si stanno editando gli ultimi due episodi, abbiamo detto, perché non facciamo un piccolo episodio di quattro chiacchiere in padella a tema wrestling incredibile, e parlando di una cosa che è successa in questi giorni, cioè il draft 2023 in WWE incredibile. La volevamo mettere nel video di Backlash incredibile, perché ora c'è il prossimo pay per view del wrestling incredibile, che è Backlash 2023. Quindi volevamo fare Backlash e Draft, però poi magari il video veniva lungo e quindi abbiamo avuto la grande idea di fare un video sul Draft e poi faremo un video su Backlash quando sarà e quando ce lo riusciremo a vedere, che dovrebbe essere questa domenica quando noi stiamo registrando il video incredibile. Quindi niente, taglio incredibile, prepariamo tutto quanto e a tra poco. Ed eccoci qui, incredibile, guardate quanto è bella questa immagine incredibile, rappresentativa del video di oggi incredibile, che purtroppo è tagliata qui. Vabbè, però comunque si legge WWE Draft 2023 incredibile. E ora, Sus, glielo vogliamo dire? E vabbè, insomma, sta ben scontato, però qual è secondo voi, cari amici followers, che ci cominciate a seguire sempre di più, come dire, il riquadro migliore di questa foto? Vada su questa, i mostri, qual è il migliore? Ve lo faccio vedere, guardate. È quello correa, incredibile, damn, vero Sus? Mamma mia, sono stato, mi fermi, ho l'eco lo schermo, oggi glielo dico. Allontaniamo telecamera da Sus, incredibile. Come al solito, abbiamo il nostro PDF incredibile, abbiamo tutti i nomi incredibili dei personaggi che sono stati mandati da Raw a SmackDown e tante cose belle. Quindi Sus, preparati, perché adesso devi spiegare che cos'è il draft, Allora sono prontissimo, sono stato prontissimo. Ok, quindi PDF a Google e partiamo. Eccoci qui, incredibile, sempre con il nostro PDF carico come non mai. Vi promettiamo che un giorno non vedrete più questo orribile coso, ma ci saranno delle modifiche incredibili, sempre se riusciamo a avere uno stage, nello stage, from the stage, migliore di questo, che purtroppo, come vedete, ci dobbiamo accontentare. Allora, Sus, incredibile, vai! Allora, cercherò di non fare brutte figure, forse Sus è informato tantissimo. Ecco, qual è la domanda, su me sta? Sus, devi spiegare che cos'è il draft, vai su, su! Allora, ok. Allora, che cos'è il draft della WWE? Il draft, incredibile. Oppure, lo potete chiamare pure Superstar Shake-Up, che hanno provato a farlo in versione più piccola gli altri anni, però vabbè, era una stronzata. Che cos'è il draft?
Allora, per spiegare il draft è molto semplice. Avete presente che la WWE ha diversi show? Ha SmackDown, e c'ha Raw, e poi ha iniziato con NXT. Perfetto. Il draft è semplicemente che alcune superstar di SmackDown vanno a Raw e alcune di Raw vanno a SmackDown. Quindi è uno scambio di superstar incredibili. E nel corso degli anni ci sono stati un sacco di momenti epici e momenti del cazzo. Quando, ad esempio, vi ricordate quando John Cena è stato draftato da Raw a SmackDown e poi di nuovo a Raw? Ci siamo capiti. E niente, insomma, sta continui lei. Bravo Sus, c'è una carezza Sus. Esatto. Come ormai saprete, la golden age del draft incredibile è stata nel 2002, quando i letteralmente SmackDown e Raw avevano due roster separati incredibili. C'erano i pay per view a tema che potevano fare Raw e quelli che potevano fare SmackDown. E questa cosa del draft è durata fino al 2011 circa. Poi è stata droppata incredibile ed è tornata nel 2016. Hanno fatto il cambio di roster incredibile. Poi l'hanno riaffossata anche per colpa della pandemia, maledetto Covid, incredibile. E adesso è tornato con Triple H che ha detto: ah, facciamo il draft. Che è un po' sus come cosa, vero sus? Insomma, se avete seguito i nostri vecchi video, sapete che la WWE ormai è stata praticamente venduta alla Endeavor, incredibile. E Vince McMahon è tornato con le mani in pasta. E guarda caso, poi c'è stato il draft. Sus. Sì, giustamente sus ha ragione. È molto probabile che Vince McMahon abbia messo le mani in pasta. E oltre che Triple H, quindi insomma argomento un po' sus. Comunque noi eravamo abbastanza fiduciosi del draft della WWE, nonostante il periodo un pochino buio della WWE incredibile, il fatto che non hanno finito la cavolo di storyline della Bloodline con Roman Reigns che sconfigge Cody, scandaloso come direbbe Krauss, scandaloso. E quindi il draft è partito il 28 aprile da SmackDown e si è concluso con il 1 maggio nella puntata di Raw incredibile. Adesso tranquilli che vi facciamo vedere l'elenco delle superstar incredibile, vi diremo dei pareri a caldissimo. Prima di questo vogliamo solamente dire che prima dell'evento del draft incredibile c'è stato un big annuncio, ero sus. Esatto, Triple H ha svelato un nuovo titolo, il nuovo World Heavyweight Championship. Esatto, titolo che era presente in WCW e che appunto è stato usato per la prima volta a Raw quando c'è stato il primo draft incredibile, poi SmackDown con tutto il feud tra Batista e Undertaker, insomma ve lo ricorderete com'è fatto, perfetto, hanno rifatto il titolo e il nuovo titolo è terrificante, è una merda, lo posso dire, è una merda. Sus ha ragione, diciamo la verità, sono riusciti a rovinare uno dei titoli con il design più semplice e bello di tutti i tempi, incredibile, mettendoci quel maledetto logo davanti. Una volta i titoli della WWE avevano un bel design incredibile, ora ci schiaffano il marchio della WWE e li rovinano tutti. E vabbè, che dovete fare? Comunque questo titolo sarà exclusive to Raw e sul vostro schermo vi dirà una cosa che Sus concorderà sicuramente. E vada su questa, vada! Allora, con tutto il rispetto, Triple H, quando ha annunciato questo titolo, ha fatto tutto un discorso che dovrebbe essere di incoraggiamento alle superstar di Raw di diventare campioni, perché finalmente ci sarà un titolo maggiore a Raw. Ma c'è un problema molto semplice, cioè che il discorso di Triple H ha fatto capire che il metà del roster sono un branco di pippe, che non sono riusciti a sconfiggere Roman Reigns. Hanno riportato un nuovo titolo dei pesi massimi, perché nessuno è in grado di battere Roman Reigns, perché la WWE non vuole che Roman Reigns perda il titolo, perché io vi ricordo che Roman Reigns ha due titoli, il WWE Championship e l'Universal Championship. Bastava farlo perdere contro Cody e rimettere un titolo a Raw e un titolo a SmackDown, basta! Roman Reigns campione probabilmente per un altro anno, perché alcuni leak incredibili dicono che avreste meglio a 40... Ci risarà Cody contro Roman Reigns, che però è inspiegabile, perché Roman Reigns è a SmackDown e invece Cody l'hanno messo a Raw, quindi probabilmente Cody vincerà il Money in the Bank, incredibile, si inventeranno qualche cosa, non lo sappiamo. Comunque questo era l'annuncio incredibile, quindi adesso vi faremo vedere, incredibile, tutti i cambi incredibili e vi diremo quelli che hanno senso e quelli che non hanno senso, quindi 3, 2, 1, Eccoci qua, abbiamo preso l'elenco incredibile e vi diremo le cose. Ah, ecco, una cosa che giustamente ci eravamo annotati incredibile è che giustamente quando hanno fatto la puntata di Raw e di SmackDown del draft incredibile hanno fatto tornare un sacco di personaggi incredibili, un sacco di membri della DX incredibile e JBL e Teddy Long che faceva i balletti come me, copioni incredibile, ed è tornato Rob Van Dam, damn, incredibile. E adesso iniziamo incredibile. Allora, cercheremo di andare molto fast incredibile, sperando che metta a fuoco incredibile. Allora, partiamo incredibile! Allora, questa è stata la prima serata di draft a SmackDown del 28 aprile, poi facciamo Raw e tutte le cose incredibili. Allora, partiamo incredibile! Roman Reigns con solo e
Paul Heyman rimarranno a SmackDown, incredibile. Tanto qui c'è stata una gag incredibile perché volevano provare a far credere che gli Usos andavano a Raw e invece erano lasciati a SmackDown. Vabbè, lasciamo aperto. Cody lo hanno messo a Raw, incredibile, per non farlo feudare con Roman Reigns. Poi Bianca l'hanno messa a SmackDown. E infatti Rhea è stata messa a Raw. Un po' susso perché adesso hanno iniziato due feud incredibili con Zelina Vega e Io Sky. E speriamo che Bianca finalmente droppi il titolo a Io, perché ragazzi è John Cena praticamente. Bianca non perde non ha mai perso il titolo da più di un anno, quindi insomma speriamo che diano la possibilità anche a Io di diventare una top female star versus mamma mia Io Sky. Vi ricordate quando aveva quei vestitini sexy tigrati? Mamma mia, lecco tutto. Mi piace che Sus, come al solito, guarda sempre le cose lewd, anche in cose in cui lewd non c'è. Bravo Sus. Grazie, sua maestà. Vabbè, andiamo avanti. Poi Becky Lynch rimane a Raw, incredibile. E gli Street Profits sono stati messi a SmackDown. Poveri Street Profits. Angelo Dawkins è tantissima roba. Vedremo se diventerà una star in singolo. Ma per adesso sono sempre insieme, incredibile. Poi incredibile. Oh, Imperium a Raw. Mamma mia. Gunther è assurdo, vero Sus? Mamma mia, non so se avete visto il match a WrestleMania per il titolo intercontinentale. Fategli battere il regolo dell'Honky Tonk Man. Cioè, quest'uomo è assurdo. Sì, veramente, cioè, assolutamente felice che è stato promosso a Raw. E speriamo che, insomma, rimanga campione intercontinentale a vita, praticamente. Poi ho Edge a SmackDown. E di Edge ne parleremo tra poco per quanto riguarda i free agent, perché, vabbè, lasciamo perdere. Poi Matt Riddle rimane a Raw. Bobby Lashley a SmackDown. Siamo contenti, così Bobby può ripartire con dei feud freschi magari. Drew l'hanno messo a Raw. Ecco, Drew è un po' sus perché Drew non si vede da WrestleMania e voleva andare via dalla WWE perché il suo contratto sta per scadere, incredibile. Però magari poi è tornato AJ Styles, incredibile. AJ Styles sarà a SmackDown, quindi ci sarà sicuramente un feud tra The OC e The Bloodline, che potrebbe essere divertente da vedere. Poi incredibile, The Miz rimane a Raw. Damage Control, incredibile, sono stati mandati a SmackDown e quindi per il motivo che appunto Bianca deve affrontare Io Sky e probabilmente ci sarà il breakup, incredibile. Nakamura a Raw e dicono che sarà nel torneo che per coronare il nuovo campione dei pesi massimi. E io ballo perché Nakamura è tantissima roba, vero Sus? Mamma mia, strong style baby, incredibile. E poi il primo NXT Collapse, che sono Alba Fire e Isla Dawn, che tra l'altro nella puntata di NXT sono rimaste campionesse, quindi probabilmente saranno campionesse di NXT e compariranno a SmackDown. E poi l'ultimo collapse, sempre from NXT, è stata Indi Hartwell, che però come saprete lei si è infortunata nell'ultimo pay per view. Infatti nella puntata di NXT che è appena finita ha reso il titolo vacante. Ci sarà la prossima settimana, vedremo chi sarà la nuova campionessa, incredibile. Quindi questo è scontato da dire, ma noi speriamo che ora che tutti i membri della vecchia The Way, la ricordate, la stable di NXT, sono a Raw, probabilmente si riuniranno e formeranno la The Way anche a Raw e siamo contenti, incredibile. Adesso che cos'è questa roba qui? Praticamente dopo che SmackDown è finito hanno fatto una cosa che si chiama SmackDown Supplemental Picks, cioè che durante post show di SmackDown hanno fatto vedere un sacco di altri draft incredibili e ce ne sono alcuni simpatici. Come vedete la maggior parte sono per Raw e pochi per SmackDown. Apollo Crews tornerà a Raw, incredibile, speriamo che stavolta sia trattato meglio. Candice LeRae rimane a Raw. Chelsea Green e Sonya Deville saranno sempre a Raw. Dexter Lumis sarà sempre a Raw e quindi The Way praticamente si può riformare. Hit Row rimane a SmackDown. Io non ho ancora capito per quale motivo hanno riportato la Hit Row e non hanno combinato niente. Ve lo ricordate il botch che ha fatto Top Dollar? Incredibile che io e Babbo abbiamo fatto un match migliore, vero Sus? Beh sì, Top Dollar, insomma, ci siamo capiti. Poi, incredibile, JD McDonagh finalmente da NXT andrà a Raw, quello che è considerato la protégé di Finn Balor, quindi chissà se andrà in Judgment Day anche lui. Lacey Evans, vabbè, neanche commenterò questa cosa, rimane a SmackDown. Poi i Maximum Models, incredibile, andranno a Raw. Natalia rimarrà a Raw. E The Viking Raiders saranno a Raw con Valhalla, incredibile. E poi Zoe Stark, un altro da NXT, a Raw. E tantissima roba, quindi insomma, non male, non male, non male. Un sacco di nuovi wrestler freschi per NXT, sia a Raw femminili che maschili. Interessante, siamo positivi su questo punto. Diciamo che lo swap delle campionesse femminili non è che ha molto senso, però diciamo che la cosa più grave di questo draft
Vogliamo essere positivi. Vogliamo essere positivi, però ci sono sempre quelle cose che danno fastidio, tipo il fatto dei free agent, che vi diremo tra poco. Comunque andiamo a serata numero 2. Allora, la serata numero 2, incredibile, c'è stata a Raw. No, se non mi vedete, perché così vi faccio leggere incredibile l'elenco assurdo. Rhea incredibile è stata mandata a Raw incredibile da SmackDown a Raw, e quindi probabilmente ci sarà il cambio di titolo, tutta la Judgment Day sarà a Raw incredibile. Poi Austin Theory a SmackDown, ovviamente, perché scusate, se il titolo intercontinentale è andato a Raw, era scontato che il titolo degli Stati Uniti vada a SmackDown. Austin Theory, sinceramente, Austin Theory dovrebbe perdere il titolo e cercare di ricrearsi un personaggio migliore, perché ragazzi, la sconfitta di John Cena a WrestleMania per cercare di mettere hype a Austin Theory è stata fallimentare, è stato veramente un match triste. Sì, doveva essere un passaggio della torcia, ma il passaggio della torcia è stato spento, la torcia si è spenta, insomma, non c'è stata una torcia accesa per Austin Theory, mannaggia. Poi incredibile Seth Rollins, che è palese che sarà lui il primo campione World Heavyweight Champion a Raw, sarà Seth Rollins, incredibile. Poi Charlotte va a SmackDown, Kevin Owens e Sami Zayn, che sono i campioni di coppia, anche qui, perché non dividete i titoli di coppia? Ormai li hanno vinti, ridate i titoli di coppia a SmackDown e quelli a Raw. No, devono averceli tutti e due insieme, questa cosa, mamma mia, WWE, guarda, sulle cazzate si blocca WWE, assurdo. Gli Usos rimangono a SmackDown, quindi la Bloodline saga continua, incredibile. Judgment Day va tutta quanta a Raw, perché ovviamente Rhea è a Raw, quindi Poi il Latino World Order, LWO, andrà tutta quanta a SmackDown, come già ci sta. Liv Morgan e Raquel a Raw, sperando che Raquel cambi la sua gimmick e torni a essere una Monster Heel, come era NXT, che era tanta roba da ricordi, sus. Mamma mia, Big Mami, letteralmente, mamma mia. Poi Asuka andrà a SmackDown e The New Day andrà a Raw. Siamo contenti per il New Day, purtroppo non si è visto Biggie, che come sapete è ancora infortunato al collo, incredibile. Speriamo che si riprenda. Un abbraccio a Biggie versus. Un grande abbraccio a Biggie. Andiamo avanti. Poi incredibile, The Brawling Brutes con Sheamus, Rich Holland e Pete Dunne rimarranno a SmackDown, e quindi probabilmente ci sarà un feud tra la Bloodline incredibile e questo gruppo incredibile. Poi Trish Stratus a Raw, e questo va bene, ne parleremo tra poco, sempre per la questione free agent. Karrion Kross incredibile a SmackDown, assurdo, e non hanno combinato niente con Karrion Kross, cavolo. Sì, Sus ha ragione a essere polemico per quanto riguarda Karrion Kross. Karrion Kross purtroppo è andato, ragazzi. Ronda Rousey e Baszler a Raw. La Knight, che speriamo vinca il Money in the Bank, e rimane a SmackDown. Braun Strowman e Ricochet a Raw, incredibile. Shotzi a SmackDown, povera Shotzi, incredibile. Bronson Reed rimane a Raw, incredibile. I Pretty Deadly da NXT vanno a SmackDown, tantissima roba, sono un buon tag team, sanno essere dei buoni heel, incredibile. Speriamo che non li rovinino, incredibile. Poi Alpha Academy rimane a Raw, Rick Books va a SmackDown, siamo contenti per Rick Roots. Poi due NXT Collapse, incredibile, con Cameron Grimes, che ragazzi, non so se vi ricordate, che aveva un fisico molto, diciamo, non super muscoloso, adesso è diventato super muscoloso, incredibile. E Katana Chance e Caden Carter, che sono ex campionesse di NXT, andranno a Raw incredibile. Quindi, come vedete, stanno cercando di costruire un piccolo gruppo di tag team incredibile per il titolo di coppia della WWE femminile. Vediamo che succede. E niente, per il resto, siamo contenti che Sheamus rimane a SmackDown, Gunther che starà a Raw. Insomma, è interessante. Vediamo le altre picche incredibili. Eccole qua. Queste sono quelle che sono state fatte come per SmackDown post-show incredibile. Ora abbiamo Akira Tozawa che rimane a Raw, Dana Brooke che rimane a Raw incredibile, Emma, ecco, questa cosa di Emma la dobbiamo dire, ma scusa, Emma non stava con coso? Emma qui l'hanno divisa da Riddick Moss, no? Vi ricordate che adesso stanno andando di coppia loro due? Pensavo li draftassero insieme, come per Rhea. Perché Rhea l'hanno divisa da Judgment Day se stanno insieme? Vabbè, insomma, cavolate incredibili. Comunque, Emma starà a Raw, incredibile. Grayson Waller, oh, a SmackDown, ragazzi, Grayson Waller. Tantissima roba, pushate questo ragazzo, fategli vincere il titolo degli Stati Uniti immediatamente, perché è tantissima roba, è bravo a parlare, è bravo a fare mosse incredibili. E sì, poi è carismatico, ragazzi, beve dalle scarpe, non so se avete visto la sua gimmick, che beve dalle scarpe, insomma, perché usa le scarpe, fa un programma, insomma, tipo The Miz, insomma, ci ha ricordato un po' The Miz, un pochino MJF, insomma, tantissima roba questo ragazzo incredibile. Poi incredibile, Jinder Mahal e la sua incredibile gang andrà a Raw, ci sarà da ridere sicuramente. Johnny Gargano rimane a Raw, Umberto Carillo e Angel rimangono a Raw, incredibile. Nicky Cross rimane a Raw, Odyssey Jones, il nuovo Mark Henry da NXT, andrà a Raw, incredibile. Piper Nevin rimane a Raw, Riddick Moss, come abbiamo detto, con Emma,
da SmackDown vanno a Raw incredibile. Tamina rimane a SmackDown, quindi hanno diviso il team di Tamina e Natalia. Tegan Nox andrà a Raw e Xia Li andrà a Raw, praticamente tutte stanno a Raw praticamente. Cioè, scusate, SmackDown chi avete lasciato? Lacey Evans contro Bianca, c'è Asuka, c'è Charlotte, vabbè, un pochino ci sono. Adesso parleremo della cosa più no sense di tutte, i free agent. Allora, Sus, che cosa sono i free agents? Allora, i free agents sarebbero wrestler che non sono stati scelti né per Raw né per SmackDown. Praticamente è come se fossero free agent, cioè letteralmente sono liberi, possono andare dove gli pare. Allora, il vostro Sus ve lo dice chiaramente, l'idea ci può stare, ma è una stronzata, cioè è una cosa che avrebbe senso su wrestler importanti, non so come dire, Brock Lesnar era un free agent, può fare quello che gli pare, va bene, ma cosa mi significa Baron Corbin, Elias, Mustafa Ali o Moss? Ma perché? Dovete fare una cosa da rendere i free agent solo i wrestler stabiliti, i wrestler importanti, quelli che ormai stanno per finire la loro carriera, come Brock Lesnar, Edge, AJ Styles, John Cena, Randy Orton, che potevano fare degli ultimi match prima di finire la loro carriera, ma non wrestler che palesemente non hanno una direzione e li hanno messi qui. Cazzo! Ragazzi, perdonate il rant di Sus, ma Sus ha ragione, cioè guardate! Baron Corbin non ha una direzione, l'hanno ficcato qui. Brock Lesnar ha senso. Cedric Alexander, Dolph Ziggler, queste sono persone che palesemente la WWE ha detto non abbiamo idea di che farci, li buttiamo qui dentro. Capito? Se c'era Edge doveva essere un free agent che poteva fare quello che pareva a NXT, a Raw e SmackDown, gli manca un anno, ha detto Edge vuole fare il suo ultimo anno e fategli combattere chi gli pare, magari qualche bel match a NXT. Omos dovrebbe tornare in NXT e provare a ricreare un personaggio a questo povero uomo. Stessa cosa per tutti gli altri. Non lo so, questa cosa è una cazzata, vero cameraman? Ecco, pure il cameraman conferma di nuovo. Ci hanno ficcato dentro nei free agent Von Wagner e Xion Queen. Che tanto Xion Queen c'era tipo un vecchissimo leak che diceva che Vince McMahon adorava quest'uomo e lo volevano pushare tantissimo, idem per Wagner. Però ragazzi, quest'uomo non hanno, cioè, non hanno, come dire, non hanno un character decente. Von Wagner era stato creato come il nuovo monster heel incredibile, ma ha perso sempre. Cioè, non è credibile. Xion Queen ha un gran fisico, bei tatuaggi, è un, insomma, però anche lì carismatico come una spugna per i piatti, versus. Sì, però era simpatica la mossa, con la mossa finale che era palesemente la mossa di Roman Reigns, il pugno incredibile. Non lo so, su maestà, e niente. E poi ci sono le persone che non so, i wrestler che non sono stati draftati perché sono ancora, sono diciamo, injured o non si sa che è successo. Tipo Alexa Bliss, che è sparita dalla Royal Rumble. Poi abbiamo detto prima Big Incredibili, Carmella che sta aspettando il suo primo figliuolo incredibile. Salutiamo Carmella. Salutiamo Corey Graves, beato lui che c'ha Carmella, mannaggia a te. E poi abbiamo Gable Stevenson, non so se ve lo ricordate, che era il nuovo Kurt Angle, che purtroppo tipo non combatterà mai perché è sempre impegnato con le Olimpiadi incredibili, i training incredibili, quindi anche quest'anno ce lo siamo giocati. Logan Paul, che è un free agent e c'ha senso. Randy Orton è ancora injured. Robert Roode, Tommaso Ciampa, insomma un sacco di injured. E Bray Wyatt, che non sappiamo che fine ha fatto Bray Wyatt, con Uncle Audi, non sappiamo niente. E niente, direi che abbiamo fatto tutto. Speriamo che vi sia piaciuto questo incredibile recap fatto come al solito da noi, che insomma, se non ne capiamo noi di wrestling, chi ne capisce, per quanto riguarda il draft della WWE. E siamo contenti. Esatto, siamo molto contenti di aver fatto questa cosa del draft. Tranquilli che metteremo i capitolini incredibili nel video, così avrete insomma più comodità a vedere il video incredibile. E quindi niente, noi vi salutiamo, salutiamo il capo incredibile, il vostro schedo vi saluta, Sus saluta. E ciao a tutti, salve a tutti. Che dire, abbiamo provato ad essere sintetici ragazzi, ma come sapete noi con i video sintetici non ci riusciamo, vengono sempre bei video di 20 minuti, quindi ragazzi ci dovete sopportare così, che dovete fare? Prossima settimana dovrebbe uscire il terzo e il quarto episodio di God vs on the Road e noi ci vediamo prossimamente con il video del wrestling su Backlash incredibile e tante altre cose incredibili. E Alessandro il Bruco, aspettiamo, tagli incredibile al prossimo episodio. E rieccoci qui invece, incredibile, sì lo so, il video tecnicamente era finito, però ci sono stati dei problemi che ci hanno costretti a fare questa cosa molto Sus, vai Sus, spiega, Sì, come dice il suo maestà, ci sono stati dei problemi tecnici, e quindi siamo costretti a fare il video di Backlash, incredibile, in condizioni pietose, quindi lo dobbiamo per forza attaccare al video del draft, incredibile. Quindi vi beccate un videone draft
e backlash incredibile. E niente, mannaggia. E lo so ragazzi, purtroppo noi avevamo pianificato di fare un video sul draft e un video su backlash incredibile. E come al solito i nostri piani off dei coglioni sono andati ovviamente via, perché non ce ne va mai dritta una, vero camera? Per una volta anche il camera è con, vero? Infatti vedete il camera, vedete? Tra l'altro il camera, ve lo possiamo dire, è molto incazzato, vero Sus? Sì, giustamente fa bene essere un po' arrabbiato, perché non so se lo sapete, ma lunedì è uscito il video del Gianicolo, il terzo episodio di God vs on the road, e noi stiamo registrando questo video di lunedì. Sì, lo so, è un po' complicato. E indovinate un po', c'è stato un problema nel caricamento. E quindi per YouTube il video del Gianicolo è uscito domenica sera, a mezzanotte. Ma in realtà è uscito alle 11 di mattina. E quindi abbiamo perso probabilmente tutte le notifiche. E quindi quel video sarà stato visto da meno persone. Giustamente. Quindi siamo un pochino tristi, perché non sappiamo se il video del Gianicolo andrà bene lo stesso, perché è uscito male. Cioè noi l'avevamo caricato domenica sera per uscire lunedì mattina alle 11, però per YouTube il video è uscito domenica sera, e infatti le analytics sono tutte buggate, e quindi niente, siamo un po' tristi, un po' demoralizzati, che oltre a registrare un pochino in condizioni pietose in questo stage incredibile, anche i caricamenti di YouTube ci si mettono male. Quindi siamo un po' tristi oggi, quindi ci si sentite meno godosi del solito, perché siamo un po' demoralizzati. Sus, abbastanza. Dai Sus, che c'è Rea Backlash. Meno male, meno quello. Vabbè, ci cerchiamo di tirarci un po' di morale. Quindi adesso taglio incredibile, prepariamo il nostro PDF incredibile, e magari parlare un po' di Rea incredibile a Backlash ci tira un po' su di morale. Quindi taglio incredibile e niente, ci vediamo tra poco con Backlash. Eccoci qui, incredibile. Lo so ragazzi, oggi vi beccate un videone assurdo. Draft è questo. Ragazzi, che dovete fare? Vogliamo fare due video separati, ma non ci siamo riusciti. Comunque andiamo a vedere questa cosa incredibile. Posso partire? Io sono maestà. Vai su. Allora ragazzi, siamo carichi? Ci proviamo almeno. Backlash incredibile. Ci è piaciuto veramente tanto. È stato un pay per view carico. È stato un pay per view che ci ha coinvolto molto. E ci è piaciuto molto, soprattutto, e lo dobbiamo dire, perché è stato fatto a Puerto Rico. Oh yeah! Vedete come balla il vostro Sus? Vero sua maestà? Esatto, dobbiamo dirlo. La gente di Puerto Rico è stata molto partecipe in questo pay per view incredibile. E si vedeva ogni match incredibile, il crowd incredibile lanciava urli incredibili. Neanche fossimo nella Santa Arena quando il vostro scheletro incredibile ha sconfitto Babbo. Pace a Babbo, vero Sus? E ciao Babbo, che per ogni mossa appunto esultava e cercava di essere partecipe. Tra l'altro, camera, metti un edit incredibile, è il primo pay per view che viene fatto a Puerto Rico da tipo il 2004-2005, camera, metti un edit incredibile. E che dobbiamo dire? Allora, noi avevamo delle aspettative abbastanza medie per questo pay per view, perché c'erano dei match strani, tipo Omos contro Rollins, ma ne parleremo tra poco, incredibile. Però anche match incredibili come Brock contro Cody e Zelina Vega contro Rhea, oppure Bad Bunny contro Damian Priest. Insomma, c'erano dei match abbastanza ambigui, però ve lo diciamo, avevamo un po' di paura che questo pay per view potesse essere, no, tanta carne al fuoco, ma tutta bruciata, vero Sus? Esatto, vedete come Sus è... E invece dobbiamo dire che il pay per view ci è piaciuto veramente tanto, quindi sia match, quality match molto buona, storyline, vabbè, più o meno sono andato avanti, però ne parleremo tra poco, incredibile. Però dobbiamo ringraziare il pubblico. Se il pubblico di Puerto Rico non fosse stato così caldo, probabilmente il pay per view sarebbe caduto in disgrazia per alcuni punti di vista. Comunque partiamo con i match incredibili. Allora, partiamo con il primo match incredibile, che è stata Bianca Belair contro Io Sky per il titolo Raw Women's Championship. È stato un grande match, raga. Sono due wrestler femminili incredibili. Però, ve lo diciamo col cuore, basta far vincere Bianca, non ne possiamo più, vero Sus? Cioè, allora, con tutto il rispetto, Bianca è incredibile come wrestler. E per carità, siamo felici che abbia regnato per così tanto come Raw Women's Champion. Però ci siamo un pochino rotti i coglioni. Perché non ha vinto Io? Cioè, letteralmente, il pubblico a metà dell'incontro ha cominciato a fare buh su Bianca. Non ne possiamo più di questa John Cena incredibile. Ogni incontro che fa vince, basta. E fateli droppare un po' su titolo e magari fatela tornare heel, così almeno cambia pure un po' di personalità. Perché ragazzi, veramente, sembra di essere tornati ai tempi di John Cena. Pam 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 pam, vittoria incredibile. Il match è stato molto buono, carino lo spot di Bianca che tiene Io
con la mano incredibile. Però doveva vincere io, ragazzi. C'è pure stato il finale col damage control incredibile, che arriva incredibile per aiutare Bianca. Bianca tre pugni e vince. Tra l'altro qui molto sus, probabilmente, non lo so, la fazione potrebbe scoppiare tra poco, con io che diventa face e Dakota e Bayley che rimangono heel. Comunque noi speriamo che io Sky vinca assolutamente il titolo prossimamente, nel prossimo mese, speriamo. E così Bianca torna a fare feud un po' minori prima di tornare, diciamo, nella title picture. Incredibile, belli spot, moonsault di io incredibile, pubblico era tutto con io. Ci dispiace che io ha perso versus. Mannaggia la miseria. E che dovete fare? Andiamo al secondo incontro incredibile. A noi viene da ridere, vero sus? Allora, parliamone un attimo. Omos contro Rollins. Noi non gli avremmo dato due lire. Eppure possiamo dire in coro tutti quanti qui che è il miglior match di Omos da quando è nel main roster. Cioè, ragazzi, solo Rollins ci è riuscito a fare un match decente con Omos. E siamo super contenti. Un match che ci ha veramente divertito. E perché, secondo me? Perché finalmente qualcuno nel writing incredibile ha capito che mettere Omos contro wrestler, diciamo, potenti come Braun Strowman e Bobby Lashley o Brock Lesnar non rende gli incontri migliori, li rende di merda. Perché Rollins, essendo più piccolo di statura, contro Omos che è incredibile, sono riusciti a fare un sacco di spot simpatici. Ad esempio lo stomp incredibile con Omos che con il collo fortissimo che non riesce a fare. Infatti lo spot finale con il super con il super corpse stomp è stato fighissimo, vero sus? Sì, è veramente simpatico. Speriamo che tengano Omos contro avversari più piccoli e non giganteschi, così riesce a fare un po' di mosse anche lui, porello. Quindi sinceramente sì, assolutamente promosso questo incontro, molto divertente. Rollins, speriamo, vinca il nuovo titolo, il World Heavyweight Championship rifatto. Siamo felici per Rollins, siamo felici per Omos, match simpatico, andiamo avanti. Poi incredibile! Ah, il match è Toilet, questo è il Toilet Break Match, il match di Austin Theory per il United States Championship contro Bronson Reed e Bobby Lashley. A noi ci dispiace per Bronson Reed, match veramente triste, possiamo dirlo, iper scontato che vincesse Austin Theory. Ragazzi, noi ve lo ridiciamo, la socrea WWE sta pushando Austin Theory tantissimo, però manca qualcosa, vero sus? Non lo so, io lo preferivo quando ero in NXT nel gruppo del The Way. Cioè, secondo noi, non lo so, Austin Theory deve perdere assolutamente il titolo, assolutamente, e cominciare un repackaging del personaggio, perché non clicca con il pubblico e non clicca con noi. Cioè, non c'è, ragazzi, fare il fatto che ha vinto contro John Cena non ha risolto un cazzo, perché nessuno frega niente. Esatto, quindi non lo so, andare in una classica losing streak e ritornare a riemergere con magari una gimmick nuova. Però, ragazzi, non lo so. La gente che dice, ah, questo è il nuovo John Cena. Il cazzo, scusate, con tutto l'affetto del mondo, mai nella vita. Cioè, la gente sta paragonando questa run di Austin Theory con il titolo degli Stati Uniti con la prima run di John Cena quando faceva le reppate. Ragazzi, non manco per niente. Cioè, pulitevi gli occhietti, ve lo so. E mettetevi gli occhiali proprio. Non ci siamo proprio, ragazzi, ma mai nella vita. Comunque, match un po' triste, cioè... Siamo contenti che Bobby sia a SmackDown, così, non lo so. Però Bronson Reed non sappiamo che fine farà. Match veramente triste. Però andiamo al match di Rhea, vero sus? Mamma mia, Rhea! Il match di Rhea. Niente proprio di meno che Rhea Ripley, la nostra waifu definitiva, contro Zelina Vega. Allora, parliamo un attimo di questo incontro incredibile. È stato emozionante, perché siamo stati così contenti che Zelina Vega, nonostante la sconfitta, abbia avuto il suo momento per splendere. Ovvio, mi direte, vabbè, ma non è Charlotte, non è Becky, non è Sasha Banks, ma povera Zelina Vega. Date una speranza a questa poveretta. Adesso è pure nel gruppo della LWO. Cioè, avete visto la sua entrata incredibile con la bandiera, con la mamma lì, tutte le scenette kawaii? Siamo stati super contenti. Era super scontato che perdesse, vero sus? Beh, ragazzi, scusate, Rhea ha vinto letteralmente un mese fa, pensavate potesse droppare il titolo? Mai nella vita. Però il match è stato simpatico, un po' corto, questo lo possiamo dire. Sì, effettivamente potevate farlo durare qualche minuto in più, carino lo spot della 619, però poi Rhea l'ha presa e gli ha fatto mossa incredibile. Mamma mia sus, ma vorrei essere preso anch'io da Rhea. Mamma mia, sono visto anch'io, vorrei essere schiacciato da quelle cosce incredibili. Maledetto Dominic Mysterio che mette le foto su Instagram con le chiappette di Rhea, maledetto Dominic Mysterio, vero sus? Mamma mia, le botte. Ci siamo capiti. Comunque siamo contenti per Rhea che ha vinto, siamo super felici per Zelina Vega, che gli hanno fatto pure la standing ovation dopo e si è messa a piangere. Insomma, siamo contenti per Zelina Vega. E Rhea, per favore, dominaci quando vuoi, vero sus? Mamma mia, un giorno ti intervisteremo.
mamma mia. E arriviamo all'ultima tranche di incontri incredibili, che sono gli ultimi tre incontri incredibili. Tra l'altro qui ci viene da ridere, perché non so se sapete tutti i leak incredibili, rumors incredibili che ci sono dietro le quinte, che a noi piace leggere, incredibile. C'è stata una grossa discussione su quale match dovesse essere il main event di Backlash. Se Bad Bunny contro Damian Priest o Cody contro Brock. E hanno fatto credere a tutti quanti che il finale fosse Bad Bunny contro Damian Priest. E che assolutamente meritava di essere il main event, visto che sono due portoricani, cazzo, e siamo in Puerto Rico, vero sus? Eh sì, infatti, ma poi il finale di questo match sembrava proprio il finale del pay-per-view, e invece no. Mannaggia voi! Però, a parte questo, il match tra Bad Bunny e Damian Priest, oh damn bro, vero sus? Mamma mia, che spettacolo, c'è stato veramente divertente. Sembrava di essere tornati nella vecchia WWE, e sembrava di essere tornati negli anni 2000-2002, con i match di Shane McMahon incredibili, che ragazzi, con tutto l'affetto, i match di Shane McMahon erano molto simili a questo match di Bad Bunny, no? Molto street fight, comunque ci ha divertito tantissimo, per noi match of the night, assolutamente. Match di Backlash, assolutamente da premiare Bad Bunny. Siamo contenti che dietro le quinte è stato lodato tantissimo da un sacco di wrestler incredibili. Per carità, potreste dirci, beh, ma ragazzi, i match di Logan Paul sono meglio. Per carità, ragazzi, Logan Paul, perché non possiamo dire niente, non ci starà molto simpatico, ma i match di Logan Paul sono molto molto buoni. Però questo match di Bad Bunny potrebbe essere forse il miglior match di una celebrità che non fa wrestling neanche part-time gli ultimi quanto 10 anni, vero sus? Sì, secondo me sta veramente un match assurdo, divertente e coinvolgente, assolutamente. Però parliamone un attimo di questo incontro. Era uno street fight tra due portoricani incredibili. Siamo contenti che ha vinto Bad Bunny. Il match parte incredibile, questi spot di sedie incredibili. E poi c'è lo spot di Damian Priest che gli fa la felcola sul tavolo incredibile. Poi Damian Priest si danneggia la gamba, tornano un po' nel ring incredibile a combattere e poi arriva una serie di momenti assurdi con il pubblico che letteralmente impazzisce, perché immaginate, a metà incontro arriva Finn Balor e Dominic a colpire Bad Bunny e poi arriva Rey Mysterio e tutti, ah dai Rey, e niente, Rey non ce la fa, e poi che arriva Sus. Ragazzi, guardate il vostro Sus, io non avevo sentito un pubblico esplodere così quasi dai tempi di Stone Cold Steve Austin, quando Carlito, baby! Arriva Carlito con la maglietta del LWO che comincia a menare tutti e fa lo spot della mela su Dominic Mysterio. Succhia Dominic, ragazzi, tu non sei cool, Dominic Mysterio. Assurdo. E poi arriva Savio Vega, che non so in quanti di voi si ricordano Savio Vega, questo old style wrestler di Puerto Rico che fa una mossa, un super kick incredibile nonostante la sua età incredibile. Divertentissimo. Poi arrivano tutti le LWO che picchiano tutti e Bad Bunny vince con una Canadian Destroyer, anzi la Bunny Destroyer. Ragazzi, match troppo divertente, vedetelo se non siete visti. Siamo super contenti per Bad Bunny e speriamo che Damian Priest venga premiato con qualche titolo, perché insomma ha dato una vittoria molto importante a Bad Bunny. Voi direte, com'è finito lo show dopo un match incredibile che meritava di concludere lo show? Adesso c'è un match che, come dire, è triste, vero sus? Sì, è triste che, come dire, dopo un match assurdo come questo ci sia un match che fino a 3 mesi fa potevate dire la saga della Bloodline era on the top of the mountain, incredibile, e adesso non frega più un cazzo a nessuno. Perché parliamoci chiaro, il match tra Jey Uso, Jimmy Uso e Solo Sokoa contro Kevin Owens, Sami Zayn e Matt Riddle non è fregato un cazzo a nessuno. Dite la verità, ragazzi, ve lo diciamo col cuore in mano. La Bloodline saga doveva finire a WrestleMania. Cody doveva vincere il titolo e poi il Raw o lo SmackDown dopo doveva cominciare la seconda parte della saga della Bloodline, che dura da 3 anni, che era la distruzione della saga della Bloodline, come è successo con i Bullet Club, incredibile, nella Undisputed Era, per fare due esempi incredibili. Doveva finire la Bloodline, dovevano dividersi Roman Reigns e Solo Sokoa contro Jimmy e Jey Uso e magari portare a dei match incredibili tra Roman Reigns e Jey Uso, con magari, che ne sapete, Roman Reigns contro The Rock a WrestleMania 40. Punto! Basta lasciare il titolo a Roman Reigns. Cioè, i rumors dicono che rimarrà campione fino a settembre 2024, perché così può superare il regno di Bruno Sammartino, ragazzi. Basta. Basta fare questi regni lunghi. Non siamo più negli anni 80, ragazzi. Basta. Per carità, ci sta a fare regni di un po' di mesi, 6 mesi, un anno. Ma basta.
Poi dite perché i wrestler dietro le quinte non vanno d'accordo perché vorrebbero avere più screen time. Cazzo, per carità, siamo felici di Roman Reigns, che finalmente negli ultimi anni è riuscito a crearsi uno status di wrestler che rimarrà nei tempi rispetto a prima versus... Beh, prima ragazzi era letteralmente il trash. Però basta, basta, questo match è stato inutile. L'unica cosa carina di questo incontro è stato solo Sokoa, che ha quasi colpito Jimmy, facendogli capire che la Bloodline potrebbe rompersi, però niente, però non è successo niente, hanno vinto e niente. Triste che questo match sia in mezzo ai due match migliori della serata. E andiamo al main event. E il main event, incredibile, è stato Cody Rhodes, che ha battuto Brock Lesnar. Ah, questo match, parliamo un attimo di questo incontro incredibile. Noi pensavamo che Brock... insomma, potesse squasciare malissimo Cody. E invece, con questa vittoria di Cody su Brock, è proprio scontato che stanno ricreando con Cody Rhodes quello che è successo a John Cena nel 2012. Te lo ricordi, Sus? Ve lo ricordate quando John Cena perse contro The Rock la prima volta? Che c'era tutta la storyline che John Cena aveva avuto il suo anno peggiore e aveva continuato a vincere nonostante tutto, per poi battere The Rock di nuovo a WrestleMania dopo. E se ci fate caso, quello stesso anno Brock tornò e perse contro John Cena. Sus. Quindi secondo noi stanno provando a ricreare questa cosa con Cody, quindi probabilmente ora Cody, non lo so, perderà il torneo per il titolo, poi vincerà Money in the Bank, non lo sappiamo. Comunque parliamo un attimo dell'incontro incredibile. Dobbiamo dire una cosa con molto affetto: è stato probabilmente il miglior match di Brock dei tempi del match con AJ Styles o con Daniel Bryan. Finalmente un match decente. Anche quello con Roman Reigns a SummerSlam con il trattore incredibile era stato divertente. Però questo è stato molto molto figo, con Cody che parte subito carico incredibile, un sacco di spot incredibile, ed è tornato il sangue, che è abbastanza strano, perché tipo qualche giorno fa avevamo letto che la WWE ha detto non vi potete neanche fare le foto agli injure che vi fate durante gli incontri incredibili, che il sangue Peggy 12, 13 e ora Brock Tank testato, sangue incredibile. Sì, bene, parliamoci chiaro, uno come Brock, se non lo fate sanguinare ogni tanto, insomma, ci rimane pure male. Cioè lui è una beast incredibile, cioè rende tantissimo. Poi carino il kicks out incredibile della F5. E Cody ha vinto in maniera intelligente usando la sua grande testa, perché era stato bloccato nella Kimura Lock incredibile e ha piegato, ha fatto una rotazione incredibile e ha vinto tramite questo pinfall incredibile. Probabilmente ci saranno altri incontri incredibili tra Cody e Brock, perché mai nella vita questa è la fine della loro rivalità incredibile. E niente, questo è Backlash 2023, assolutamente un buon pay-per-view che ci è piaciuto quasi più di Night 2 di WrestleMania, vi diciamo solo questo. Eh sì, è stato veramente divertente da vedere, assolutamente sì. Ora siamo in hype per Night of Champion, dove Seth diventerà campione. Ci siamo capiti. E quindi niente ragazzi, scusate per la lunghezza eccessiva di questo video, non avevamo proprio il tempo per poter dividere questo video in due e fare due video diversi. Non ci siamo, siamo in un periodo abbastanza movimentato in negativo per il canale. Un periodo un po' movimentato per fare i video, quindi ragazzi ci scusiamo veramente. Però se tutto dovesse andare secondo i piani, questo video dovrebbe uscire venerdì, incredibile, sperando di riuscirci. Vero cameraman? Speriamo di riuscirci. Che dire ragazzi, noi vi ringraziamo per tutte le visual, ci dispiace per quello che è successo al video del Gianicolo con YouTube, che purtroppo l'ha caricato la sera quando uscì la mattina, e quindi purtroppo probabilmente farà meno visual del solito, perché non sono neanche arrivate le notifiche, quindi insomma siamo un po' tristi per questa cosa. Ecco, questo è un sad Se tutto va bene, la settimana prossima dovrebbe uscire l'ultimo video di God vs on the Road per questo periodo, che è quello di Via di Mezzo con Giorgione, sperando che YouTube ce lo fa caricare in tempo e che insomma vada meglio dell'altro video. Quindi che dire, il vostro scheletro vi saluta incredibile. Su, si saluta e salve a tutti. E salve a tutti, l'ha detto due volte per rafforzare il concetto. Cameraman saluta, taglio incredibile, e con questo caldo incredibile ci vediamo la prossima settimana. Wow!